salotto di Mao. Signore e signori, ladies and gentlemen, con qualche piccolo problema tecnico che fa parte così del... che va e viene, però ci siamo, stiamo partendo con il salotto. Io vi chiederei un applauso così spontaneo, sporadico, anche qua non siamo soli, non siamo soli, non siamo soli qua, ma ci stanno anche, poi stiamo registrando, ci sentiranno dappertutto, basta andare su cortocorto.it e scoprite che possiamo andare sia in radio che diciamo su internet, su tutte le piattaforme. Allora questa sera abbiamo una serie di ospiti che vorrei subito presentare, così lo sanno tutti. Verranno a suonare qui gli Antinomia, che sono già sparsi e stanno facendo... che hanno appena presentato il loro album Kronos, verranno qui a farcelo sentire live. Poi avremo la possibilità di esplorare sonorità molto raffinate di una cantautrice, credo, che si chiama Elle. Facciamole un applauso, che è una bella signorina. Poi stasera devo dire è un bel salotto proprio anche da vedere, perché avremo anche un'altra cantautrice che tra poco verrà qui, diciamo una situazione invece più acustica, più classica, perché verrà a trovarci Lupita. E poi signori, qui al mio fianco, che insomma tutti i musicisti lo conoscono, anche perché sono anni come me, diciamo anni che battiamo queste scene, ci siamo incontrati in più di un'occasione, ci incontriamo anche in, diciamo, in contesti che non sono prettamente più musicali, ma lo diremo dopo. Signore e signori, un grande applauso a Tommaso Cerasuolo dei Perturbazione. Grazie a tutti, buonasera. Tanto Tommy, grazie. L'imbucato, direi. No, che imbucato. Come dire, grazie di, io non posso toccare il microfono. Grazie di esserci venuto a trovare questa sera, anche perché so che ti abbiamo beccato in un momento abbastanza delicato, perché tu hai debuttato qualche giorno fa con questo spettacolo teatrale, una sorta di Rocky Horror Picture Show, però su Dracula. Sì. Per ragazzi. Quindi sì, è una cosa... Dracula Rock Shadow Opera è questo spettacolo che abbiamo messo in scena con la Casa del Teatro dei Ragazzi e Giovani di Torino. Abbiamo debuttato a ottobre, adesso questa settimana siamo a Milano venerdì 24. Il 24 Teatro Maciachini. Maciachini, che è un nuovo teatro di Milano tutto dedicato al teatro per i ragazzi e per l'infanzia. In realtà questo spettacolo è quello che si dice per un pubblico di giovani adulti, di adolescenti in su, ecco, adulti eccetera. È un viaggio contemporaneo, cioè una rivisitazione della figura di Dracula, che interpreto io, perché mi hanno messo lì sulla scena anche a recitare. Ecco. Mi diverto molto perché sono accompagnato da una grandissima compagnia di teatro d'ombre di Torino storica, che si chiama Controluce Teatro d'Ombre. Loro diciamo, le ombre sono il regno di Dracula, nel senso che sta lì nel buio, e gli è venuto in mente questa cosa di provare a farlo con... col mondo del rock, e quindi scrivere in quella chiave lì, cioè usare un po' il mondo gotico, e ci ha subito preso bene. E hai tirato fuori tutto il tuo dark che c'era in te. Sì. E quindi siamo andati così, ci sono una decina di canzoni intervallate da quello che succede sulla scena. È un Dracula appunto contemporaneo che in realtà si è un po' andato a nascondere, deve trovare il modo di... Insomma, ha cominciato a farsi qualche domanda su cos'è essere un mito, e questo è un problema per un mito, perché un mito non deve domandarsi. Quindi è perché, un Dracula un po' in paranoia. Sì, diciamo, esattamente, esatto. È un Dracula in paranoia e quindi tra l'altro io la cosa che vorrei sottolineare, tu Tommaso sei cantante, scrivi canzoni, però sei anche disegnatore, sei uno che... Sì. So che, e adesso ti stai, come dire, no, io in realtà non so fare nessuna di queste cose, sono principalmente un impostore nella vita, ma ti viene bene, diciamo, mi piace molto lavorare con gli altri, quindi ho la fortuna di un po' con le perturbazioni, un po' con tutti quelli che incontriamo sulla strada, di provare a mettersi in gioco, imparare nuove cose. Mi piace molto quando la musica dialoga con altri mondi. Credo che ci sia la necessità, soprattutto in questo tempo, di non chiudersi, e mi piace molto raccontare le nostre storie, le nostre canzoni, i nostri dischi, però mi piace anche tutto quello che invece sono questi side course, come dire, le portate, no? I contorni, nel senso, tutto quello che fai, quello che succede intorno, sì, diciamo. Sì, perché impari moltissimo a lavorare col teatro, col cinema, con la narrazione, la letteratura, anche perché tutto tu lo fai che... senza rete, perché in questo spettacolo sei proprio anche attore, cioè non è al cinema e dici vabbè la rifacciamo, tu vai in scena e devi ricordarti le battute, che per me quello è uno sbattimento pazzesco. Sì, è abbastanza. Hai fatto degli esercizi, hai mangiato dell'olio di fegato di merluzzo. È la prima cosa che ho fatto, ho cercato di mandare tutta a memoria perché avevo mille paranoie. No, sapevo di
poter cantare in questo spettacolo, e quindi era la cosa che mi rassicurava. La presenza scenica, diciamo, sul palco poi è qualcosa di simile nel teatro, e quindi Sì, avevo mille ci armi sono poi punti spuntate, di... però sapevo di poter contare su quelle cose, e quindi quando a un certo punto mi hanno buttato lì, gli ho detto, vabbè, facciamo un provino, proviamo a vedere se è veramente orrido, troviamo un altro modo di metterlo in scena, altrimenti lo facciamo così. È andato bene, qua a Torino è stato un bel risultato. Abbiamo fatto tre, tutto esaurito alla Casa del Teatro dei Ragazzi a ottobre, è stato veramente... E poi l'abbiamo fatto anche per le Adesso, scuole, quindi è stato molto bello quindi scusami per capire, quindi adesso sarete a Milano e poi a cosa Milano, succederà? e poi bisogna vedere, perché come tutti È gli tutto spettacoli, se come nella vita parleremo, ormai, giorno per sì, giorno. esatto, Adesso è uno stiamo spettacolo. seminando e speriamo nella prossima stagione poi di raccogliere grazie a questi risultati. Però possiamo dire che nello spettacolo ci sono tutte canzoni Dei originali scritte da Perturbazioni, voi, sì, quindi prima o tutto, poi sì. verremo a scoprirle anche fuori dal teatro, Volentieri, spero, no? volentieri. Vorremmo anche farne un disco, adesso dipende dal destino un po' dello spettacolo, però Senti, vedremo. allora, Tommaso, se sei d'accordo, visto che nello spettacolo, giustamente tu vai lì, devi recitare anche, fai tutta una serie di cose, io però vorrei cominciare un po', potremmo scaldarci qui, Sì, facendo vorrei magari, accompagnarti, vorrei. potremmo provare, visto che siamo in questo angoletto qua dietro il bar, quando vengono a trovarmi di solito ci togliamo un po' degli sfizi, uno sfizio che non ci siamo ancora tolti, e qui dobbiamo fare una piccola parentesi, perché noi ogni tanto ci vediamo davanti alle scuole, Davanti alla scuola, sì, di alla solito alle 8 e scuola. mezza del mattino, Esatto, 8:35, oppure alle 16, 8:37, esatto, un po' in un po' ritardo. trafelati con dei figli che devono entrare in un E ci portone. sarebbe sempre piaciuto fare qualche cosa, qualche cover insieme, diciamo, qualche cover insieme. Io purtroppo ultimamente sto frequentando Vito Micolis, che tu credo che conosca, il dottor Lo Sapi, il quale, diciamo, odia i Beatles, penso che sia uno dei tre o quattro al mondo che proprio odia questa, quindi non li posso mai fare. Però invece so che tu sei, Sì, diciamo, un caschi. appassionato. Caschiamo Allora, in piedi. se tu mi consenti, avrei una versione assolutamente strampalata di un brano invece famosissimo che proviamo adesso a fare insieme, adesso magari anche il pubblico ci può dare una mano. Io sento, allora, dunque, dovrebbe, il pezzo fa in un altro modo, però io lo comincio, diciamo così, dovrebbe essere una... So much younger than today. I never needed anybody help in any way. But now these days are gone, now not to self for sure. Now I find I changed my mind and open up the door. Questa la dobbiamo Grazie. proporre a Grazie. scuola poi, Sì, sì, bisognerebbe sì. farlo.
No, abbiamo fatto, diciamolo, abbiamo fatto una festa bellissima lo scorso giugno, in chiusura della stagione scolastica, per raccogliere i soldi per la biblioteca della nostra scuola in Vanchiglia a Torino. Ed è scuola Fontana, diciamo. Ci siamo esibiti non solo noi, ma tutti i genitori che in qualche modo sapevano fare qualcosa. E soprattutto i ragazzi si sono esibiti. Anche i figli insieme a loro. È stata bellissima ed ha funzionato. Quindi prima o poi ci piacerebbe così fare magari qualcosa con un coro, diciamo, di voci bianche, ma insomma vedremo se avremo tempo di farlo e se riusciremo a metterle insieme queste cose. Nella nostra, non nevrotica, ma caotica, diciamo, vita. La nostra vita di andare a campare. La nostra vita di andare a campare. Ora, senti, però, io credo che una domanda che anche giustamente tutti i fan di Perturbazione vogliono sapere, dice, vabbè, ho capito, adesso state facendo Dracula, state facendo lo spettacolo, ma poi fate qualche data, ci fate sentire qualche canzone. Io so che qualche data un po' così, quella c'è. Noi abbiamo fatto tante date nel scorso inverno e primavera, abbiamo fatto un piccolo tour che abbiamo chiamato 9 metri quadri perché ci piaceva l'idea di suonare così in quattro, anche perché, vabbè, a volte il brodo ti viene tanto, a volte si restringe, con quello che fai, con quello che hai devi fare, ecco. Quindi abbiamo fatto tante date in quel modo lì, siamo stati bene, adesso in realtà abbiamo solo un concerto ad Albenga per un festival che si chiama Sulla Testa, il 7 di dicembre, che è nato proprio, amici, eccetera, roba del genere, eravamo concentrati in questa preparazione di Dracula, vediamo se entrano delle repliche dello spettacolo. In realtà noi ci dobbiamo fermare perché vogliamo scrivere, cioè abbiamo una serie di canzoni che dobbiamo perfezionare e scriverne altre. Credo che con Cristiano, il chitarrista, ci scapperemo da qualche parte in Liguria una decina di giorni tra la fine di gennaio e i primi di febbraio. Scriviamo tanto e poi speriamo di fare un disco nuovo nel prossimo anno e quindi ripartire, ecco. E quindi ripartire. Quest'anno, diciamo, sarà una situazione, diciamo, un po' più teatrale, un po' più luci e ombre. Anche, sì. Ci piace continuare questo. Abbiamo avuto la fortuna di lavorare anche col Teatro Stabile lo scorso anno, lavorando su Natalia Ginzburg. C'erano tre suoi drammi messi in scena dal un giovane regista che si chiamava Leonardo Lidi. La compagnia che si è messa attorno a quei lavori è stato veramente un bel lavoro. Scrivere delle canzoni su un materiale narrativo diverso da quello che viene a te naturalmente, come dire, è uno stimolo grandissimo. In quel caso, confrontarsi con una scrittura come quella di Natalia Ginzburg e quindi provare a scrivere delle cose, non devi mai cercare di, come dire, scimmiottare, è più raccontare qualcosa di te stesso attraverso le pagine di un grande autore, e quindi le canzoni anche in quel caso interagivano con quello che poi succedeva sul palcoscenico. A me piace molto il mondo del teatro, ma anche ci interessa appunto il cinema. Abbiamo lavorato con film muti, con Buster Keaton, con tante cose. Abbiamo fatto anche una volta, adesso fammi spezzare una lancia a favore di abbiamo fatto, forse erano più di 10 anni fa, adesso non andiamo a indagare qua perché c'era ancora Giancarlo. La sonorizzazione, sono venuti tutti in Perturbazione, abbiamo fatto questa sorta di, come lo possiamo chiamare, il soundtrack contest, che è Duel, che è una sfida che si fa, che magari a gennaio rifaremo, dove praticamente vengono chiamati due band, oppure un DJ e una band, a sonorizzare lo stesso estratto di film. Noi avevamo portato un gruppo di samba, mi ricordo, che a un certo punto poi partiva da teatro totale perché avete coinvolto la gente praticamente con le percussioni. Da qualche parte ci sono anche le immagini, perché ci eravamo già lanciati anche all'epoca, quindi devo dire che in effetti siete sempre stati una band aperta, diciamo, a contaminarvi, ci piace giocare in questo senso, nella maniera più sana pop, veramente popolo. E allora senti, io direi, prima di entrare poi nel vivo di questi giovani, abbiamo delle giovani promesse qui questa sera, gente che ha fatto il disco, sono felice di lasciare dello spazio. No, andiamo a sentire. Mi sento sempre un po' troppo, e fa parte proprio di me. No, ma poi più che altro adesso noi dobbiamo fargli un po', come dire, dobbiamo un po' scaldargli l'atmosfera. Abbiamo fatto prima questo pezzo, diciamo, un po' poi l'hanno fatta un po' veloce i Beatles, però il testo lì è un po' malinconico. Io direi che sarebbe bello chiudere questo sipario con qualcosa impresa bene. I Feel Fine, direi, no? I Feel Fine, secondo me è il pezzo giusto. Allora aspetta un attimo, se mi ricordo gli accordi, io qua poi io sono grato a te perché aspetta un attimo, puoi sentire come ti suona la chitarra, poi me lo dici. Allora, comunque, questo pezzo dovrebbe fare. Good to me, you know, she's happy as can be, you know, she said.
the time, you know she said so. She's in love with me and I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. She's so glad she's telling all the world that a baby buys her things, you know. He buys her diamond rings, you know. She said so. With me and I feel fine. She's in love with me and I feel fine. She's in love with me and I feel fine. Grande. Tommaso Cerasuolo. Questa grazie. Sera eccezionalmente per noi si è tolto, diciamo, i super canini che deve indossare ultimamente per fare Dracula, quindi diciamo è un'occasione particolare. Allora Tommaso, a questo punto, come se fossimo in un grande show, io penso di poter fare sta roba a salvo qualche piccolo, diciamo, dettaglio tecnico, ma adesso vorrei presentare, e dovrebbe quasi funzionare tutto, arriverà sul palco, signori e signori, una cantautrice quasi, diciamo, di matrice, come sentite, un po' flamenca, signori e signori, Lupita! Oh, allora vediamo se funziona tutto come ho detto veramente.